Matilde eliminata non accede alla finale. Durante la semifinale Samuel Peron e Matilde Brandi sono stati eliminati in un televoto flash contro Edoardo Franco. I due naufraghi si aspettavano dunque di andare a casa e invece a fine puntata hanno affrontato un'ultima sfida e il vincitore sarebbe stato il sesto finalista. Quando Vladimir Luxuria ha annunciato questa sfida Peron ha detto di voler lasciare il posto alla Brandi. Vladi, andare in sfida con Matilde è come andare in sfida con una sorella e te lo dico con il cuore. Ritengo che lei meriti, ma veramente tantissimo la finale, al di là della sfida. Merita lei di proseguire. La conduttrice però non ha accettato la richiesta del ballerino e ha chiesto ad entrambi di fare la prova seriamente. No, guarda Samuel, ascolta, non voglio sentire queste frasi. Non ti faccio continuare. Questo è un gioco e quindi bisogna stare alle regole. Quando dico di stare alle regole dico anche di non far finta di cadere dall'uomo vitruviano, ok? Dovete farlo seriamente e mettercela tutta. Dovete giocarvela davvero e farlo correttamente. Lo dico a te Samuel, ma come a Matilde. Non partire scoraggiata Matilde. Metti tutta te stessa. Mettici la forza, la giugulare, e non ti abbattere. Vi volete bene, vi rispettate e lo sappiamo, ma questo è un gioco. Con onestà dovete fare questa sfida lealmente fino in fondo. Samuel e Matilde hanno dato la loro parola e si sono cimentati nella prova dell'uomo vitruviano. Ad un certo punto però, come riporta Bicci e forse non tutti hanno sentito, Matilde ha fatto una sorta di richiesta a Samuel che lui però non ha accolto. Sono arrivata, io non ce la faccio più Samu, guarda Samu che io non ce la faccio più. Caschiamo insieme? Non ce la faccio davvero più, no, oddio sto cadendo. Alla fine Matilde è caduta in acqua e Samuel ha vinto la prova.